Come va? Bene, bene, e tu? Anche. A casa? È abbastanza bene. Che ne dici? Cos'è confuso di... cos'è deciso? Riguardo a che cosa? Alla partenza. Ah, niente, devo andare. Me devo andare. Me devo andare. No, possiamo ripensare a quello che abbiamo passato. No. Ma io cosa ti ho fatto? Cioè, niente, c'è qualcosa di... Non è colpa tua, Mi dispiace, ma devo stare solo. Anna, che stai facendo qua tutta sola? Dal bar che sono usciti con l'antica. Muoviti. Forza Gigi, dammi l'ok per le procedure. Temperatura? Tutto ok. Pressione? Ok. Umidità? Ok. Come ti avrò sbatti? Non procedo. In che senso non procede? In che senso? Il computer è troppo vecchio, l'interprete non riesce a interpretare e ci restituisce una serie di errori. Christian, ne abbiamo già parlato. Sei uno dei nostri migliori ragazzi, ti voglio con me per questo nel progetto. So che puoi farcela, entro domani dobbiamo consegnare il software. Leggi la guida, trova una soluzione, ma fallo. Abbiamo una sola possibilità, lo sai, non possiamo far niente. Da queste parti come procede? Tutto alla grande, vedo. Continuate pure da soli. Ciao Lele, che ci fai qui? Lo state combinando niente di particolare. Lele ce la caviamo benissimo, stiamo cercando di fare qualcosa di utile per questa città, che ha del grande potenziale effettivamente. E quando si parla di potenziale, ci sono luoghi in cui il potenziale è già messo in atto, già sai, ci conosciamo ormai da tanti anni e so riconoscere in te quando qualcosa non va. Quest'area non mi riguarda, non ha... C'è qualcosa di cui vorresti parlare? Vediamo cosa sta succedendo. Stanno progettando davvero qualcosa di malefico. Possiamo osservare le nostre spalle. Ragazzi, qui la situazione è disarmante. È davvero disagiante. È distrutto. Ma chiediamo un po' il parere di Emanuele. Dimmi tutto. Cosa è successo? Vogliamo sapere il tuo parere. Riguardo? Ricorda tutto ciò che sta succedendo qui, no? Sì. Guardala per favore. Penso sia un progetto. Ok, alzati. Inquadralo bene. No, niente. È un progetto che il mio amico Luigi sta mettendo in atto. Sì, sì. Vabbè, non ci interessa più. Chiediamo invece a lui, che è davvero il protagonista di tutto ciò. Cosa ne pensi? Cosa state facendo per tutto questo? Per quale motivo? La bomba atomica al miele stiamo facendo. Ma voi non pensate che possa essere qualcosa di davvero troppo cattivo, troppo crudele per tutti noi esseri umani? No, che cosa? Al miele è dolce. Ragazzi, qui la situazione sta degenerando. Tutto questo non va bene. Riprendi un po' quello che sta succedendo qua dietro, vai. Quindi vorreste dirmi che voi vedete tutto questo come una cosa positiva? Ma certo, fratello, l'altra volta siamo usciti sul giornale, penso a un articolo su tutto il nostro progetto e mi hanno definito Steve Jobs del secolo, perché questa è una rivoluzione tecnologica, stiamo portando l'innovazione in questa città, quello che davvero manca, soprattutto manca la voglia. Va bene, di sei stato gentilissimo, grazie mille, forza andiamo, vediamo cosa c'è dall'altra parte, forza corri. Mi sono rotta di questa situazione. Che è successo? Che è successo? Qua sembra che i problemi ce li hai soltanto tu. Ce li abbiamo tutti. Assolutamente, i miei problemi sono i miei problemi. Non sono i tuoi problemi. Ma hai detto che devi partire. Parti con il sorriso. Come partirò sono fatti miei. Ma sei sempre questo incazzato. Questo è il fatto che partirò. Pazienza. Pazienza. Ti saluto. Attenzione adesso perché ci troviamo ancora una volta con il nostro Manuele Scuola. Muoviti. Allora ci troviamo ancora una volta con il nostro carissimo Manuele Cardiuta. E stavolta parliamo un po' di gossip. Parliamo di gossip. Cosa è successo con Anna Rita? Sta un po' nervosa, non so cosa voglia da me. Ma quindi la colpa è sua? Non mi interessa. Improbabile. Come probabile? Probabile. La colpa è sempre delle ragazze. Sempre no? Delle ragazze. È sempre così. Bene ragazzi, questo servizio finisce anche qua e grazie di tutto. Al prossimo episodio. Chiudi. Comunque mamma, seriamente, dato che siamo soltanto io e te, non ci pensare troppo a mia sorella, che quella sta in un periodaccio
un po' rilascio tutto suo, insomma. Ma è successo qualcosa di particolare? Cioè... No, non di troppo particolare. Sta morendo il suo cricetino. Ma ti pare normale che sei sempre fuori casa? E che ci posso fare io che sto sempre fuori casa? Io devo portare pure i soldi, E tuo figlio più lo seguo oltre a me. Raga, come va? Robert, ciao. Buono. Tutto bene? Sì, che ci fai? Che ci fai? Che... Vabbè, che prendi? Il solito, no? Sì. Il solito? Prossimo, due birre qua. Grazie. No, è molto meglio. Sì, quindi non è giusto. Oh, Manu! Che stai facendo qua testa sulla saletta? Ma come fai? Ma come cazzo fai? E da quando sei noto che vedi sempre le stesse facce, sempre gli stessi posti, ma non ti sei rotto i coglioni? Io come faccio? Tu come fai piuttosto? Tu come fai a stare sempre col broncio, sempre col muso, sempre a lamentarti, sempre, continuamente? Ma non ti sei scocciato pure tu di te stesso? Ah, Manuele? Oh, Manuele, mi devi guardare in faccia mentre parlo. Perché tu adesso o te ne vai o rimani qua. Però se te ne vai, lo devi fare col sorriso. Se rimani qua, lo devi fare ugualmente col sorriso. Ciao Robert, come stai? Oggi è arrivato quello che per me è questo grande giorno. Voglio condividere questo mio momento con te. Guarda, l'ultima volta che vedo questa città. E niente, non voglio dirti la vita che ho scelto, sarà una sorpresa. Voglio farti stare un po' con l'ansia, voglio farti pensare chissà dove è andato quello sprovveduto, dai quartieri della Salinella di Taranto. Oh. Ti voglio bene. Parti ora, parti adesso. Ma quando l'avresti deciso? Perché non me l'hai detto ieri sera? Guarda, io ti chiedo solamente scusa. Non avrei mai dovuto fermarti. Quello che voglio dirti io è che... come vada, come andrà a finire, io sto prendendo le mie di strada ed è la stessa cosa che vorrei che tu facessi. Ah, ma l'hai salutato mio fratello? Sì, l'ho salutato ieri al bar. Roby, indovina un po' dove sto? Ullala! Tenga la cacca, sta aereo, baga, tu manca di immagine. Ma dopo, ho sempre saputo che questo momento
prima o poi sarebbe arrivato. Goodbye Taranto. See you later. Ciao Manu, ciao, cioè, come va? Tu sicuro ti sei scordato già di me, dei tuoi amici, della nostra città sul mare? A proposito, vedi qua, vedi, vedi, che bello, eh? E come va lì, come va lì? Lì dove poi? Dove sarai? Magari a Parigi, forse? A Parigi, là dove ci sono tutte quelle signorine giuste per te, perfette per te. O magari, che so, in Svizzera? In Svizzera potresti stare, però lì la gente è troppo fredda per te. E mentre non è affatto come noi, appunto, no? Dove qui la gente è bella calda e dalla signora che grida al balcone al vecchietto che sta lì sulla panchina al ragazzo stupido e ignorante. Vabbè, dai, ci siamo capiti, insomma. Tu forse lo saprai anche meglio di me. Robert! What are you doing, Robert? Londra! Oh, oh! Oh, si vede? Ciao Robert, come stai? Cos'è questo? Niente, faccio questo video per dirti che io sto bene, fortunatamente, per il momento anche. E niente, vedrò di venirvi a fare una visita il prima possibile, anche perché è un mese che manco e niente. Tanti saluti, ho sempre con me il braccialetto che mi hai posto. Salutami tua sorella e niente, ciao ciao. Accomodati. Finalmente rivedremo Robert. Da quanto tempo? Vabbè. Oh raga, eccomi qua, eccomi qua. Cioè, non qua con voi, però. Insomma, qua. Niente raga, vi starete già chiedendo dov'è Robert? Perché Robert non c'è? Perché c'è invitati e non c'è? E raga, io invece ci sono. Sempre qua. No, bugia raga, sono dovuto partire. Ma quello studio che Emanuele là. Però io non sono stupido, a differenza sua, forse un pochino. Vabbè. Sono dovuto partire, non tornerò più. Io so già che adesso Marco, stai piangendo. È vero o no? È vero o no, come professore? Francesco, dove cazzo? Tu ti sei tagliati almeno una volta i capelli, o stai ancora con quel ciuffo di merda. Ma sai che fai proprio schifo. No, scherzi, ti voglio bene, fratello. E niente, raga. Che più dirvi? Che vi devo dire? Vi devo dire la verità, perché è giusto che voi la sappiate. Cosa è successo? Purtroppo sono malato da un po' di tempo e fra un po' non ci sarò più. Però sono riuscito a farvi feste a tutti quanti, come sempre, insomma, che vi fate fare come dei polli. Perché ve l'ho sempre tenuto nascosto. E io sono sempre stato bene con voi in ogni cosa. Vi ho sempre fregati così con la... Qual è la chiave del discorso? Qual è la chiave di tutto questo video? La chiave del video è che oltre a non salutarvi oltre a non salutarvi è il fatto che vorrei che voi viviate, si dice viviate, boh vabbè sono ignorante, lo sapete, viviate un po' come me. Sempre col sorriso, raga, veramente dovete rimanere sempre col sorriso, fare ogni vostra azione deve essere fatta con il principio di stare bene. Com'è la frase là? Vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo. No, non è questa la frase giusta. La frase giusta sarebbe vivi ogni giorno come se fosse il primo. Perché? Perché il primo giorno è sempre più bello, no? Vivi con la voglia di scoprire, di divertirsi, proprio di vivere, insomma, avete capito? Non fatemi scendere il latte dalle palle. Niente, raga, vaffanculo. Ah, Marco, vedi che ti aspetto fra un pochino pure a te. Non ho detto niente a nessuno. Sì.
sta preso in giro a te. Ma dai raga, perché fate queste facce? Robert ha detto dobbiamo essere tutti sempre felici, allegri, ma beviamo per lui, dai. C'è abbastanza buono. Ciao Manu, ciao, come va? Tu sicuro ti sei scordato già di me, dei tuoi amici, della nostra città sul mare? A proposito, vedi qua, vedi, che bello, eh? L'importante è che almeno adesso sia spuntato un piccolo accenno di sorriso in quella faccia che hai. Poi magari quando sorriderai col cuore potrai anche venire da me, tanto lo sai dove mi trovo. Insomma, Manuele, insomma, io adesso devo andare via perché ho una festa da preparare con i miei amici nella nostra città. Insomma, hai capito. Ti voglio bene. Addio, amico mio. Robert, da chi potevo aspettarmi una cosa del genere se non da te? Sei sempre stato un passo avanti a me, lo ammetto, mi hai fregato anche questa volta. L'ho saputo solo quando ero di ritorno a casa per fare qualche saluto in famiglia in generale. Mi hanno detto che al tuo funerale c'era musica che proveniva chissà da ogni dove e che ogni tanto bazzicava la tua voce che prendeva in giro qualche partecipante del corteo. Non ti ho mai detto che ti voglio bene come un fratello? Ho il tuo stupido sorriso stampato in mente e lo porterò qui con me, sempre. Anche nel senso che non sentirei mai quest'audio, io te lo miro lo stesso. Addio, amico mio. Thank you.